Ok, allora oggi no, abbiamo anche il microfono, fantastico, una cosa molto, si vede che siamo un'università tecnologica. Allora, abbiamo Giampaolo Salic dell'Università di Cagliari che farà una, diciamo, un intervento di storia digitale. Vediamo quanto pubblica, perché sai che io insegno Digital Public History e gli do volentieri la parola. Ci presenterà anche il Centro di Nuova Costituzione a Cagliari. Prego, grazie a tutti, grazie per l'invito, è una bella occasione per me per discutere di un tema che con voi, cioè, per portare questa esperienza che è un'esperienza di storia digitale. Questo è il titolo diciamo dell'intervento di oggi, ma in qualche modo è anche il titolo. Va bene se sto in piedi, sì. È anche il titolo un po' del progetto, che è un progetto di ricerca, è un progetto di ricerca che ormai ha qualche anno, che affronta un tema particolare, diciamo, della modernistica. Io sono uno storico dell'età moderna, quindi ho una formazione, diciamo, umanistica, non informatica. E questo tema, spendo due parole giusto per capire il contesto in cui ci stiamo muovendo e qual è, da che cosa è nato l'esigenza di dotarsi di strumenti di carattere d'ambito digitale per portare avanti questo progetto. Allora, normalmente quando si parla di colonizzazioni si pensa sempre alla formazione delle colonie europee all'esterno dello spazio europeo, no? Colonie americane in Africa, in Asia, eccetera. Però nell'età moderna, l'età moderna in cui si hanno le grandi scoperte geografiche, è caratterizzata anche da delle colonizzazioni che sono interne allo spazio europeo e interne allo spazio dei singoli stati in formazione, quelli che adesso sono i nostri stati nazionali. Allora non era proprio così, era un po' più complicata la cosa, però c'era una tensione da parte dei poteri pubblici, delle autorità, a ristrutturare il corpo territoriale dello Stato. E questa ristrutturazione avveniva attraverso l'innesto all'interno, nel seno del proprio territorio, soprattutto nelle aree di frontiera, di migranti, di quelli che noi chiamiamo stranieri, di forestieri, perché uno degli obiettivi di queste operazioni di ristrutturazione era l'aumento della popolazione. In antico regime non c'era il PIL, non c'era l'Istat, non c'erano i moderni indicatori della potenza di una nazione, quindi avere un territorio molto popoloso era un indice di benessere, di potenza economica, ma anche militare, diciamo. Quindi questa tensione, questa idea, questo progetto politico è comune a tutto lo spazio europeo, inizia già precocemente nella prima età moderna, ma questa struttura diventa molto molto pervasivo e efficace soprattutto durante il Settecento, il XVIII secolo, l'età di Federico II di Prussia, di Caterina di Russia, di Maria Teresa d'Austria, di Luigi XIV, l'inizio del Settecento, fine del Seicento, Luigi XIV in Francia, il secolo in cui emerge la Gran Bretagna, eccetera, eccetera. Il secolo di Lady Oscar, se avete visto, penso lo diamo ancora, non so, io è stato uno dei miei cartoni di formazione quando ero ragazzino, insomma, più che ero ragazzino. Che succede? Succede che abbiamo questa tensione che produce storia, moltissima storia, e produce anche moltissime storie. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che produce molta documentazione. Questa documentazione è dispersa, è transterritoriale, e sono storie che sono contemporanee, simultaneamente locali e traslocali. La fondazione di una colonia è un fatto locale. La fondazione di una colonia significa l'installazione di una minoranza in un territorio, impatta su quel territorio, è un fatto locale, ma è contemporaneamente un episodio di questa vicenda più ampia, ecco, mediterranea di cui stiamo parlando.
quindi interessa istituzioni, poteri, individui, sia alla scala locale che alla scala traslocale. Le persone che si installano, essendo forestieri, partecipano contemporaneamente di destini locali e di destini traslocali. Quindi, insomma, sono processi che mettono in campo tutta una serie di protagonisti, di soggetti, di enti, di istituzioni, di valori, di tensioni, che producono materiale disperso, perché gli enti che si prendono carico di questo tipo di colonizzazione sono tanti e ciascuno di questi produce documentazione. Quindi voi capite bene che questo che cosa determina? Determina che noi abbiamo, lo storico si trova davanti ad una foresta di documenti dispersi, questi documenti sono a loro volta all'interno di natura differenziata, ci sono lettere, cioè corrispondenze private, ci sono carteggi, dispacci, cioè lettere istituzionali, tra istituzioni, ci sono documenti che attengono alla sfera secolare, ai poteri pubblici, quelli che attengono, altri documenti attengono alla sfera spirituale, molti di questi forestieri non hanno la stessa confessione religiosa dei locali e questo pone questioni, chiama in causa il Papa per esempio, o i suoi ministri, i suoi vescovi che devono organizzare la convivenza tra cattolici e non cattolici, oppure promuovere la conversione di questi non cattolici al cattolicesimo. La gran parte di questi paesi è cattolica, poi ce n'è un'altra, nel nord Europa soprattutto, che invece sono cristiani ma sono protestanti. In questi progetti di colonizzazione quindi ci sono cattolici, ci sono protestanti, ci sono ortodossi, ci sono ebrei, a volte anche musulmani, ci sono tante etnie che circolano in questo spazio, come dire, mescolato che è l'Europa e il Mediterraneo di età moderna e partecipano a questi progetti di stanziamento e di colonizzazione interna. Allora, tutta questa documentazione che arriva come un treno in corsa addosso al ricercatore lo mette in fuga oppure in difficoltà. E allora c'è bisogno di trovare degli strumenti, delle strategie, delle metodologie che permettano di acquisire in maniera ordinata e puntuale questa documentazione, di archiviarla, tra virgolette, in maniera standardizzata, in modo che la ricerca possa essere condotta in maniera appunto puntuale, in modo che le informazioni possano essere richiamate in maniera semplice, in modo che questi stessi dati, queste stesse informazioni che emergono dalla ricerca siano integrabili tra di loro ed integrabili anche nel tempo, perché la ricerca continua, amplia il suo spettro d'azione sia in senso geografico, spaziale, che in senso temporale. Quindi dobbiamo essere in grado di integrare o anche di modificare il dato raccolto alla luce dei risultati che emergono nel proseguimento della ricerca. Poi è importante anche geolocalizzare queste informazioni, cioè utilizzare lo spazio come una categoria essenziale per la ricerca, non solo il tempo, quindi normalmente la storia ha come sua dimensione, diciamo, dimensione barra spazio di lavoro il tempo, ma anche lo spazio è assolutamente fondamentale. Questo ci ricollega al dibattito recente sullo spatial term, sull'introduzione dello spazio come elemento decisivo di interpretazione storiografica. Quindi lo spazio significa poter vedere, poter collocare queste informazioni nello spazio, nel contesto territoriale, nel contesto spaziale al quale appartengono o per interpretare e ricostruire il quale noi vogliamo utilizzarle. E poi vediamo, queste sono le domande, sono le questioni che sono poste dalla ricerca, alcune, non tutte, quelle più attinenti, quelle che più facilmente possono trovare risposte e soddisfazione attraverso l'utilizzo del digitale. Abbiamo poi anche la gestione delle reti di relazione. Che cosa significa? Tra i protagonisti più importanti di questi progetti di colonizzazione interna sono le diaspore, le grandi diaspore mediterranee, che non sono semplicemente delle migrazioni, sono un po' diverse. Non so se qualcuno di voi ha qualche parente emigrato in America, per caso. Ecco, la migrazione degli italiani in America è un fatto che, come dire, si consuma nel momento in cui appunto questo spostamento, questo movimento si è consumato, quei coloni,
appunto quei migranti che si stanziano in quel territorio, in breve tempo, come dire, esaudiscono il loro orizzonte, diciamo, di appartenenza, almeno in maniera preminente, nel nuovo contesto in cui si sono stanziati. Quello diventa la loro casa, il luogo di appartenenza, tant'è che molti di questi migranti, per esempio, una volta che si sono stabiliti là, lottano per l'indipendenza dello Stato argentino, per l'indipendenza di quello messicano, cioè si integrano talmente tanto nella nuova dimensione, costruiscono nuovi sentimenti di appartenenza e rimangono debolmente legati, in maniera un po' romantica, forse alla madre patria, diciamo così. Chi vive nella diaspora, avete mai visto il film Il mio grosso matrimonio greco? Certo. Quello, molto carino. Quello è un matrimonio che racconta la diaspora, scusate, un film che racconta la diaspora greca, che è una delle diaspore che io studio in relazione alla colonizzazione italiana. Chi vive in diaspora non appartiene veramente a nessun luogo, la sua casa è la mobilità, e la mobilità è uno strumento di costruzione di status, è uno strumento di costruzione di arricchimento, di ascesa sociale. Quindi è nella mobilità continua, da un porto all'altro, da un territorio all'altro, che si realizza e si consuma il sentimento di appartenenza di chi appartiene alle diaspore. Ma la diaspora, questa è una delle definizioni, molto più complesso. Però, mentre il colono, nel senso degli antichi coloni, l'elemento fondamentale è la stabilirsi in un detto luogo, vivere, investire al 100% le proprie risorse umane ed economiche nel territorio di stanziamento, chi vive in diaspora circola continuamente e usa la diaspora, il network, la rete, per i propri affari, per i propri interessi personali. E quindi, per esempio, una famiglia di migranti, una volta che ha trovato il luogo dove rifarsi la vita, si stabilisce in quel luogo e in qualche modo ne viene assimilato, o comunque mantiene le sue specificità, ma vive lì. Invece le famiglie diasporiche hanno un padre a Marsiglia, un figlio a Barcellona, un altro a Trieste, un altro a Vienna, eccetera, eccetera. Ed è quella famiglia vive questa dimensione anche dal punto di vista sociale, le relazioni personali, matrimoniali e anche commerciali, economiche. Le dimensioni sono sempre interconnesse tra di loro. Voi capite bene che acchiappare questo è difficilissimo, no? Però una volta capita per caso, si sta studiando un'altra cosa e viene fuori il nome di uno di questi diasporici che circola. E costruiamo così nel tempo, a volte anche molto profondamente, delle reti, dei network di relazioni che sono in grado di abbracciare a volte appunto tutta l'Europa, tutto il Mediterraneo e anche oltre. Io adesso sto lavorando su una famiglia del Settecento, che si muove, una famiglia greca che si muove tra Minorca, Livorno, Londra, Mosca, la Florida e Cuba. È una famiglia assolutamente globale che è al centro dei processi di state building, di formazione dello Stato, di empire building, la formazione degli imperi, soprattutto quello britannico e russo, ma che inizia questa integrazione attraverso, appunto, partecipando a questi progetti di colonizzazione interna. Quindi la gestione delle relazioni significa schedare nomi, schedare individui, metterli in relazione tra di loro e poter integrare continuamente questi nomi nel tempo, distribuendoli nello spazio della loro mobilità. È una cosa difficilissima anche dal punto di vista tecnico. Uno strumento che io utilizzo per censire le reti è Gephi, non so se qualcuno di voi l'ha mai utilizzato. Però mettere Gephi nel sistema che vi presento oggi è una cosa che non so fare. Proprio adesso vediamo, aprendo dei cantieri proprio per risolvere problemi, no? Probabilmente ce ne creeremo dei nuovi, però questo non ci voglio pensare. Speriamo di riuscire a integrare questi linguaggi. Adesso vediamo un po' intanto dove siamo arrivati. E poi l'altro elemento assolutamente importante è conservare questi dati e garantire una migrabilità il più efficiente ed efficace possibile, una migrabilità nel tempo, una migrabilità attraverso le piattaforme che cerchi in qualche modo di limitare l'obsolescenza dei sistemi operativi, dei software e anche delle macchine, naturalmente. Voi sapete, noi lavoriamo all'università, non abbiamo sempre le risorse che ci permettono di rinnovare le nostre tecnologie e spesso quando ce le abbiamo, tra la macchina vecchia e quella nuova ci sono un paio di ere geologiche, quindi questo determina delle difficoltà di migrabilità del dato. Però è per questo, per esempio, che nelle iniziative, che almeno in questo progetto sicuramente, ma è una politica che
cercherò di portare avanti anche nel contesto più grande di cui vi parlo dopo, cerchiamo di utilizzare prevalentemente sistemi operativi e programmi a codice aperto. Linux, ambienti come questo, perché dal punto di vista della migrabilità, diciamo, è meno, pone meno limiti rispetto alle piattaforme e software proprietari, come sapete. Dunque, poste le questioni, alcuni strumenti, poi entriamo un po' dentro quello che è il progetto. Il sito lo potete visitare, www.colonizzazioniinterne.com, con la I che sta sia per colonizzazioni interne, c'è cioè solo una I. E dopo da qualche parte comparirà l'indirizzo. Ecco, vedete, abbiamo, allora, intanto lo strumento che gestisce il principale si chiama Omeka, che è un content manager, non è molto diffuso nella comunità italiana, almeno per quanto mi consta, è molto più utilizzato in ambiente anglosassone soprattutto, ed è sostanzialmente come un WordPress o un Joomla, però è stato scritto, è stato pensato per i beni culturali, in senso la cultural heritage, insomma, in senso lato. È un gestore quindi di contenuti con cui si possono fare tantissime cose, e quindi siccome si possono fare tantissime cose è complicatissimo a volte anche da gestire, perché poi diventa difficile, come dire, darsi una direzione e tenerla, no? È un programma open source, ovviamente, quindi si può intervenire, può essere riscritto, può essere personalizzato, insomma, immagino siano cose che sapete bene. È un sistema che utilizza i metadati internazionali standardizzati, si possono personalizzare anche questi metadati, quindi ogni oggetto che io inserisco nella piattaforma, sia esso appunto di qualsiasi tipo, sia audio, video, testuale, eccetera, un'immagine oppure semplicemente testo, può essere metadatato abbastanza con una certa puntualità. Questa, vedete qua, non so se riuscite a vedere in alto, però insomma, questa è la scheda di imputazione dati sostanzialmente, appunto i metadati, però poi ci sono tutta un'altra serie di campi che possono essere compilati, il tag per esempio, o i riferimenti ad un altro plugin che viene installato dentro Omeka, che è Zotero, conoscete, immagino Zotero, la gestione della bibliografia, può essere integrato in modo da integrare le singole schede con la bibliografia preventivamente inserita all'interno del sistema. Molto bello da lo insegno ai ragazzi. Ah, Zotero, scritto è un altro plugin che dovrebbe viaggiare, per esempio, su questa. Veniamo anche alle criticità. Molto bella questa cosa che vi ho detto, no? Quindi uso lo Zotero, lo monto su Omeka come plugin e poi posso collegare ad ogni scheda. Di parlare più vicino al computer, se c'è. Ah, qua. Però in realtà pone dei problemi, è molto macchinoso questo processo, e ci sarebbe bisogno di un intervento proprio informatico per rendere l'esperienza di caricamento e di collegamento tra la scheda e la bibliografia di Zotero più semplice, più intuitiva, per ragioni anche di carattere, a parte per accelerare il lavoro di tutti, ma soprattutto per trasformare lo strumento in qualcosa che meglio si presta alla vita di carattere laboratoriale con gli studenti, per esempio. Zotero è uno strumento che conoscete e ha delle potenzialità fantastiche, perché si può schedare qualsiasi cosa, qualsiasi, non solo i libri, ma i documenti di carattere, diciamo, di ricerca, ma audio, video, trasmissioni televisive, documentari, pagine web, qualsiasi cosa, quindi è molto potente come strumento. Scripto è un plugin che si installa anche questo su Omeka, che serve per la trascrizione, quindi per il caricamento di un'immagine che voi volete trascrivere, un documento, si può caricare o no il documento, questo dipende anche dai diritti che voi avete di farlo, no? E poi si può, e ha dei metadati specifici per la trascrizione, pensati per la trascrizione, quindi anche qua si possono essere aggiunti altri
altri metadati possono essere modificati. Scusa, fammi capire, è un software che ti aiuta a editare in XML? Sì, praticamente sì, sostanzialmente tutto questo che voi state vedendo va, è esportabile anche in XML, quindi anche questo script in realtà non fa niente di che. Io pensavo quando l'ho installato è utile perché è uno spazio, è una finestra specialmente dedicata alla trascrizione che poi viene, diventa parte della scheda. Poi ve lo faccio vedere dentro queste sono immagini statiche, vi faccio vedere dentro il sito poi effettivamente come funziona. E poi, adesso facciamo una prima carrellata, e poi abbiamo Netline, che è un plugin molto, è un plugin importante, questo è qualificante, è molto bello, è un plugin che funziona anche da solo, può essere installato anche in altre piattaforme, io non l'ho mai fatto, ma comunque può essere immagino installato anche su Drupal o cose del genere, se non lo sa fare. Netline costruisce cartografia digitale. E ci serve perché ci permette di caricare le schede che noi compiliamo su Omeka, appunto, siano esse schede di carattere bibliografico, audio-video o trascrizioni di documenti, ci permette di collocarle nello spazio che noi è oggetto del nostro studio. Ecco, la scala di questo spazio, grazie a Netline, può essere macro, quindi possiamo avere un'immagine, come dire, continentale, oppure può essere la scala micro, quindi possiamo fare una scheda su una chiesa o addirittura su una cappella che sta dentro una chiesa, perché magari quella cappella era il luogo di ritrovo dei greci di quella comunità, facendo un esempio, e noi possiamo arrivare a descrivere, se abbiamo i dati naturalmente, in maniera praticamente locale e microstorica, con grande dettaglio, navigando all'interno appunto di questa struttura. Ecco, questo è quello che vi sto dicendo sostanzialmente. Vedete, noi abbiamo su questo lato, sulla parte bassa, vedete, dello schermo, quelle che sono le principali, non le uniche, non le sole, principali fonti di informazioni, di raccolta dei dati, della ricerca, quindi gli archivi, le biblioteche, oppure anche sul campo. Sul campo possiamo fare dei rilievi, per esempio... Stiamo lavorando su una chiesa particolarmente importante nell'economia del nostro progetto. Si possono fare fotografie oppure rilievi con il drone, eccetera. Per quanto riguarda gli archivi, possiamo avere la necessità di digitalizzare la documentazione che acquisiamo. Per esempio, una tipologia di documentazione che noi vogliamo acquisire quando è disponibile e quando è possibile averla in digitale è quella dei capitoli di colonizzazione, dei capitoli di fondazione, patti di popolamento, hanno diversi nomi, Cartas Pueblas in spagnolo, eccetera, Act of Lands, eccetera. Sono gli accordi che l'autorità pubblica, insomma l'autorità, sottoscrive con i coloni che si stanzieranno in un determinato territorio. Quindi costituiscono in qualche modo la cornice costitutiva, da un punto di vista anche normativo, del nuovo insediamento. Sono la costituzione del nuovo insediamento. Quindi in questi documenti sono contenuti i valori, gli strumenti economici, politici, giuridici, le finalità, sono indicate le finalità di questi stanziamenti. Quindi sono documenti importanti. Naturalmente non vanno studiati da soli, perché se li estraggo dal loro contesto più generale capisco meno quello che sta avvenendo. Però sono molto importanti, perché se li raccogliamo in una misura, diciamo, abbastanza importante, questo portale diventa anche un luogo di diventa un contenitore di questa specifica tipologia di fonte ad una scala sia locale che non locale. Quindi appunto procediamo attraverso Omeka, vedete, si possono fare diverse operazioni. Nel caso della documentazione d'archivio li possiamo digitalizzare, descrivere il documento, trascrivere il documento. Nel caso delle biblioteche possiamo procedere attraverso Zotero a schedare la bibliografia. Zotero permette anche di compilare, come dire, un breve sunto, una sorta di riassunto del saggio o del libro, questo è molto importante. Quindi ci costruiamo una bibliografia, una biblioteca digitale sostanzialmente su questo tema di ricerca, e poi siccome tramite Zotero possiamo legare la singola pubblicazione alla colonia a cui si riferisce, possiamo popolare ogni singola colonia
sia con i documenti che ci aiutano a studiare, sia con la biblioteca, con la bibliografia relativa quando esiste, perché spesso non è presente. E poi appunto possiamo anche trattare materiale di diverse informazioni che sono contenute su altri supporti di carattere fotografico, multimediale, audio-video, e quindi fare una scalatura di questi prodotti multimediali. Tutto questo confluisce appunto nella scheda descrittiva di cui parlavo prima, e questa è la prima fase. Vedete, poi noi abbiamo una tipologia di fonte che può emergere dalla ricerca d'archivio, è la cartografia storica. Non tutta la cartografia può essere georeferenziata, solo la cartografia prodotta con criteri geodetici può essere georeferenziata. Lo sapete, perché ci sono dei punti fissi, perché è condotta con le tecniche contemporanee. La cartografia più antica, anche dalla prima età moderna, è una cartografia a vista, è descrittiva, non è geometrica, e quindi non può essere georeferenziata sulle nostre, può essere al limite geolocalizzata, che è una cosa diversa. Come che sia, comunque, quando abbiamo a disposizione la cartografia storica, diciamo così, geometrica, e avendo a disposizione finalmente gli open data delle amministrazioni regionali, statali, dei governi, quindi tutti gli shapefile messi a disposizione dalle varie banche dati con la cartografia tecnica delle regioni, dei territori, noi possiamo costruirci, fabbricarci la nostra cartografia digitale. Questo è un punto molto importante, soprattutto perché adesso, come vedete, ancora il sistema monta una cartografia contemporanea, ma questo pone tutta una serie di problemi allo storico, perché la cartografia contemporanea riporta i confini dei paesi attuali e non quelli del 700 o del 600. Noi abbiamo bisogno di fabbricarci la cartografia, perché abbiamo bisogno di parlare del Granducato di Toscana, abbiamo bisogno di parlare del Regno di Sardegna, oppure della Prussia, che non è la Germania attuale, naturalmente, aveva altri confini, e questi confini si trasformano nel corso del tempo. Quindi abbiamo bisogno di trasformare il contesto a seconda del periodo che stiamo interrogando. E naturalmente, per fare tutto questo, non ci basta Omeka e Netline. Netline semplicemente carica una carta, ma da dove la prende? La possiamo prendere da Google Maps, da Google Earth o da altri provider del genere, oppure possiamo pescarla da un nostro server che ha preventivamente installato QGIS, dove noi possiamo appunto fabbricare le nostre mappe, le nostre carte, e di volta in volta caricare quelle che ci sono più utili. Ecco, quindi vedete, una volta fabbricata la carta, sulla carta attraverso Netline, vedete, noi possiamo disegnare una scheda narrativa che prende i dati dalla scheda di Omeka e li sistema sulla cartografia generata da QGIS, o comunque generata nell'ambito di Netline. Non so se è chiaro questo passaggio. Quindi è un assemblaggio di cose differenti. Ecco, vedete, Netline ci permette, quindi, poi lo vediamo, ci permette di ragionare di diaspora e colonizzazione nel quadro mediterraneo, se preferite euro-mediterraneo, di farlo in un dato territorio, per esempio uno stato di antico regime, nei confini col profilo territoriale che aveva nel periodo preso in esame, ma possiamo farlo anche nella singola comunità, nel microterritorio, perché ci permette appunto di zoomare, di andare nel grande dettaglio, se abbiamo le informazioni, di ragionare fino a questo tipo di dettaglio. Ecco, no, prima di passare a questo, però, scusate, adesso vorrei fare, visto che ci siamo, non l'ho fatto prima, mi sono dimenticato, ma lo facciamo adesso. Ecco, questo è il portale, quindi questa è la cartografia digitale. Allora, vedete, adesso vi faccio vedere la singola scheda. Queste sono... è solo un estratto di quello pubblicato, vedi, progetti di colonie greche, progetti di colonie maltesi, sentiamo in quelle greche, per esempio. Questa, vedete che è una carta, questo è Google praticamente, noi quando entriamo nella,
nella singola scheda. Ecco, vedete, questo è un documento, quindi in questa sezione noi pubblichiamo solo i documenti, quindi i documenti di stanziamento di questi coloni in determinati territori possono essere raggiunti facilmente in questo modo. Ce li abbiamo nello spazio e poi una volta che appunto io entro all'interno di ogni singola scheda, questo è scritto, vedete, mi dà il documento come trascritto, il titolo, la trascrizione, questa trascrizione naturalmente la facciamo noi, poi mi dà la collezione all'interno del quale questo documento è stato inserito, il modo in cui può essere citato, quindi per esempio sempre in un'economia di utilizzo delle citazioni attraverso Zotero, questa fonte può essere citata in maniera appropriata, Zotero la pesca per dire, quindi potete citarla in una pubblicazione. Poi abbiamo i formati di uscita, quelli attraverso cui possiamo esportare, e poi abbiamo la colonia individuata appunto nel punto a cui si riferisce, cioè il documento si riferisce ad una colonia che sarebbe stata fondata in questo punto dello spazio, da noi preso in esame. Ecco, se qui avessimo fatto l'integrazione con materiale bibliografico, che in questo caso non esiste perché non ci sono studi praticamente su questo, questa è la prima volta che se ne parla, avremmo trovato qua sotto item relations, naturalmente tutti questi nomi metadati possono essere personalizzati, si può togliere anche il titolo, si può cambiare in italiano, insomma questo si può far tutto. Qua avrete visto l'elenco dei libri di Zotero pubblicati qua, ecco, ripeto, quindi molto utile perché poi uno entra nella scheda del singolo libro e questo è importante, possiamo addirittura inserire volendo dove la collocazione delle biblioteche e poi si può incorporare in altri sistemi. Invece se andiamo, ecco, questa invece è la cartografia. Qua va al contrario, vedete, è una cartografia appunto contemporanea, quindi non abbiamo ancora caricato nulla di prodotto da noi. Se io clicco in una colonia mi apre una, avete sulla destra le principali diaspore, i principali movimenti diasporici su cui stiamo lavorando, sulla parte inferiore avete una linea temporale, ogni volta che cliccate su una colonia vi colloca il puntino in corrispondenza dell'anno di fondazione, diciamo, di quella colonia, quando abbiamo questo dato per esempio. E poi avete qua la scheda, la visualizzazione, qua dipende un po' dai browser, che vi racconta in maniera appunto molto, molto semplice, molto accessibile, senza tecnicismi, con un italiano per tutti, diciamo così, vi racconta la storia di questa colonia sulla base dei documenti, i documenti anche con link ipertestuali per approfondimenti quando riteniamo che la fonte possa essere utile, per esempio in questo caso la Treccani che ci dà alcune informazioni importanti, oppure colleghiamo ad altre esperienze di colonizzazione che sono contenute nel portale in modo da poter saltare da una colonia all'altra, oppure ecco, per esempio possiamo andare qua, qui ci apre un'altra colonia che sorge qui, e abbiamo a volte il riferimento ai documenti, quando questi sono presenti, quando li troviamo e li trascriviamo, possiamo entrare nei documenti e leggere il documento trascritto, insomma, come vi ho fatto vedere prima. Quindi è una narrazione che è ipertestuale, cioè che ci permette di andare da una colonia all'altra, da un periodo all'altro, e di ricostruire man mano il filo, perché tutti questi processi di colonizzazione alla fine sono tutti tra loro integrati, sono tutti interconnessi, e quello che emerge è che viene fuori un progetto appunto europeo e non solo alla scala dello singolo stato di formazione di queste colonie, perché circola il personale, circolano gli strumenti giuridici, e quindi fare un lavoro comparato, di storia comparata, in questo caso è fondamentale, altrimenti non si capisce la storia locale se non la si inserisce in questo contesto più complessivo e più ampio. Vedete qua qua abbiamo, queste sono colonie greco-albanesi nate
in Italia a partire dalla seconda metà del XVI secolo e poi si sono sviluppate soprattutto nel 600. Non sono tutte, le stiamo schedando, sono veramente poco. Qua stiamo semplicemente geolocalizzando gli insediamenti, sono veramente tantissimi e partecipano della vicenda di cui sto parlando. E a queste colonie greco-albanesi, a queste che vediamo nelle principali isole, in Sicilia, in Sardegna e in Corsica, sono legate anche le colonizzazioni della Toscana, quelle con colonie anche con, in questo caso, greci, anche albanesi. Prima si chiamavano tutti greci, i serbi, gli slavoni, gli albanesi, i greci propriamente detti, erano tutti chiamati greci perché erano di culto, diciamo, greco-orientale, quindi li chiamavano tutti greci. Qui stiamo studiando una colonizzazione, dei progetti di colonizzazione promossi dai granduchi tra la fine del 500 e la fine del 600. Il movimento diasporico che porta questi coloni tocca anche la Corsica e poi dopo de diversi decenni anche la Sardegna. È una storia praticamente inedita perché esiste solo una pubblicazione dell'inizio del Novecento di uno storico locale e che interessa soprattutto le aree periferiche del Granducato di Toscana, quelle con un tasso di popolamento più basso, caratterizzate dalla malaria, insomma le maremme sostanzialmente, che sono considerati il sud della Toscana, non so come dire, cioè le aree considerate più in ritardo rispetto invece alle città. Ma un ruolo fondamentale è giocato in queste colonizzazioni interne anche perché riguardano gli ambiti agricoli, quindi sono coloni che vengono destinati a fare gli agricoltori e i pastori sostanzialmente, però anche in queste colonizzazioni giocano un ruolo importante le città, prima tra tutte quella di Livorno, naturalmente che è la porta d'ingresso di questi forestieri, voi lo sapete bene, soprattutto in seguito alle Livornine. Che vengono varate alla fine del 500, all'inizio del 600. Quindi questo è un progetto che è appena nato praticamente, cioè la realizzazione a meno di un anno, tutto questo lavoro che vedete che è veramente infinitesimale rispetto al materiale di lavoro che dobbiamo caricare. E che spesso si muove appunto la ricerca su un terreno non molto battuto dagli storici in passato. Non esiste, per esempio, un lavoro monografico nella modernistica internazionale che tratti di questo tema in maniera comparata a livello europeo. Non c'è. Quindi anche questo è molto stimolante perché questo diventa la base probabilmente per un progetto europeo. Proprio perché abbiamo bisogno di mettere insieme una squadra di storici, di ricercatori su ambiti territoriali differenti. Non si può far tutto, naturalmente. Però, diciamo, adesso il nostro passo successivo non è tanto, naturalmente la ricerca segue il suo percorso, ma noi adesso abbiamo deciso di affrontare la questione in primo luogo dal punto di vista tecnico, perché questo lavoro ha posto tutta una serie di questioni, è stato un po' il traino. Di tutta una serie di, è stato, di questioni, ha fatto emergere tutta una serie di questioni che vorremmo affrontare qua attorno un po' al discorso che facevo prima, e cioè per esempio l'integrazione dei diversi sistemi, garantire, come dire, un ambiente di sviluppo a questo programma che sia, come dire, che lo faciliti a questo programma di ricerca. Nel fare questo ci siamo accorti che all'Università di Cagliari altri cantieri di ricerca avevano investito risorse umane e finanziarie per varare progetti d'ambito anche digitale, dove un ruolo sempre più importante viene giocato da quella che è chiamata l'informatica umanistica o le digital humanities, l'umanistica digitale. E quindi da qui c'è stata come dire, la spinta per cercare di mettere a sistema queste diverse esperienze. Vedete, queste sono le anime del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio del nostro Ateneo, storia, archivistica, geografia, musica, cinema, antropologia. Antropologia non vedete niente, ma in realtà semplicemente perché loro hanno già sviluppato una parte che si collegherà a questo discorso con un link ipertestuale. Noi abbiamo costituito qualche settimana fa un
si chiama dh.unica.it, non è ancora online, un centro per l'umanistica digitale che ha come primo obiettivo quello di integrare in un discorso unitario tutti i diversi progetti digitali, di umanistica digitale che si stanno sviluppando nell'ambito del nostro dipartimento, di accumulare esperienza, di mettere a sistema i diversi dispositivi. Abbiamo acquistato un server per diverse decine di migliaia di euro in modo da poter avere la gestione integrale di tutta la filiera produttiva, quindi un server che viene ospitato nel settore reti dell'Ateneo, che viene gestito quindi dal punto di vista della conservazione dai tecnici dell'Ateneo, e poi noi abbiamo fatto un ulteriore investimento per avere appunto un tecnico che ci garantisse ci deve aiutare a mettere su il sistema, innanzitutto, quindi il contenitore, a farlo all'interno di un sistema unitario che permetta l'ottimizzazione delle risorse. Per esempio, vedete qua ci sono diversi progetti, alcuni usano gli stessi software, qua si può ottimizzare, se fossero andati ognuno per i fatti suoi avremmo duplicato questa spesa, quindi se entrambi nel server si può installare un unico home che poi aprire diverse istanze che ci permettono di gestire dei programmi differenti. E questo però vale per tutto, vale appunto per l'acquisto dei dischi, dei cassetti, per il finanziamento del tecnico che prende in consegna l'intero pacchetto dei progetti, la società, l'intero pacchetto, e quindi gestisce tutto quanto sulla base di un coordinamento. Il centro ha un coordinatore che poi sono io, e ogni area ha un coordinatore d'area, diciamo, quindi si crea questa struttura snella che può intervenire su diversi ambiti. Vedete, è così che io, per esempio, ho inserito all'interno di questo disegno, diciamo, di questo progetto, un server GIS, no? Che non c'è adesso nel nostro Ateneo, per esempio. Mi sono stupito molto, non ce l'hanno in ingegneria, non c'è in architettura, non ce l'hanno, però avere uno spazio, un server virtuale per la cartografia che noi possiamo governare per costruirci le nostre carte e poterle poi caricare anche in diversi progetti, quindi non solo su colonizzazione interna, però anche l'archivio digitale del risorgimento, per esempio, può essere utilizzato, cioè può essere implementato con il GIS. Questi sono progetti di archivistica, vedete, la costruzione di un archivio digitale di questa istituzione molto importante nell'ambito del Regno di Sardegna, diffusa in tutto il Regno, che si sta in questo momento censendo. Qua si tratta sostanzialmente di fare degli inventari online, quindi di fare degli inventari che non esistono, quindi di offrire alla cittadinanza degli strumenti di accesso agli archivi, sia per questa istituzione che per l'archivio storico dell'Università di Cagliari, che è stato recentemente riaperto e che si sta dotando di un archivio storico, di strumenti di correlo all'archivio storico. Poi abbiamo musica, che è un progetto che in Sardegna gioca molto sull'etnomusicologia, quindi c'è una raccolta sistematica di canti tradizionali nelle comunità, in un dialogo naturalmente con analoghe esperienze mediterranee, dalla Grecia alla Spagna, passando per il nord Europa, eccetera. Quindi loro hanno veramente bisogno di tenerli a bada, perché hanno giga di dati da caricare, e quando me l'hanno detto mi sono molto spaventato. Loro hanno già sviluppato attraverso l'AMP un database che poi appunto con questo intervento verrà inserito all'interno di questa, diciamo, geografia informazione. E poi abbiamo la cattedra di cinema che si appoggia ad un laboratorio di cinema. È nata a Cagliari una nuova laurea magistrale in scienze, in produzione multimediale. I ragazzi quindi si va dalla public history alla produzione di documentari, anche alla realizzazione di piccoli film che hanno più o meno un ambito storico. Quindi loro producono, raccolgono materiale sul territorio e producono però anche materiale in termini laboratoriali. Tutto questo materiale oggi è disperso nei cassetti, negli hard disk, nei DVD, quindi adesso con questo tipo di percorso possiamo riportarlo fuori e metterlo a disposizione del pubblico, non solo dell'università, ma di tutti, perché queste avrà una struttura gerarchica. Ogni progetto sarà sotto questo unico indirizzo, ma poi
ci sarà storia.dh.unica con tutti i progetti di storia, cinema con i progetti di cinema, e ogni singola istanza sarà anche direttamente accessibile, non solo in senso gerarchico come viene presentata qua. Nell'ambito di colonizzazione interna, ma nell'ambito di questo centro per l'umanistica digitale, a giugno parte Ludica, che è il laboratorio di umanistica digitale del Cagliari, dove il progetto di colonizzazione interne diventa un laboratorio per gli studenti. Si tratta sostanzialmente di studenti della magistrale e di dottorandi anche, che faranno un esperimento di circa 50 ore, dove da appunto Zotero alla creazione di indici digitali, perché stiamo partendo veramente da zero, quindi lì veramente siamo gli umanisti di antico regime, quindi c'è anche, ho scoperto in tutto questo che c'è anche qualche collega che scrive i libri a mano, e io sono andato a fotografarlo, gli ho detto fammelo vedere perché credo che sia una rarità, quindi stiamo partendo proprio da un'alfabetizzazione di base, gli studenti non fanno gli indici automatici nelle loro tesi, non utilizzano la bibliografia digitale, non hanno, non so, non fanno queste cose. Quindi non lo posso chiedere perché non esiste un corso che insegna loro a farlo, quindi però nel momento in cui esisterà da giugno le tesi le si fa solo se si rispettano determinati standard, se vuoi acquisire quello standard vai a seguire il laboratorio. Laboratorio di umanistica digitale Cagliari, che sarà appunto centrato quest'anno su colonizzazioni interne, quindi i ragazzi verranno portati in archivio ad acquisire le fonti, digitalizzarle, descriverle nel sistema e poi insomma tutto uno stato di avanzamento che li porterà a pubblicare la scheda nel portale, naturalmente la firmeranno con la nostra supervisione ovviamente, perché appunto, per esempio non l'ho detto, ma colonizzazioni interne è un portale che si avvale di un comitato scientifico internazionale, è un comitato formato prevalentemente da storici modernisti, ma ci sono dentro anche archivisti, paleografi che aiutano gli studenti, fanno la verifica sulla qualità delle trascrizioni, per esempio, e danno anche degli strumenti di accesso alle fonti d'archivio. Quindi è un progetto multidisciplinare, naturalmente. Quindi laboratori che appunto chiudono un po' questo cerchio e l'idea appunto è quella di creare un sistema integrato all'interno di ogni singolo progetto, tra progetti, almeno dal punto di vista sistemico, dal punto di vista dell'ottimizzazione delle risorse, ma poi anche che attiva un discorso con la didattica e che alimenta appunto il sistema stesso. Naturalmente, come è facile intuire, questo progetto si presta alla disseminazione dei risultati, perché le schede che pubblichiamo sul portale, per esempio, così come anche gli altri progetti che man mano andranno ad essere pubblicati, delle altre discipline, sono rivolti al pubblico, al grande pubblico. Anche se il mio progetto, per esempio, colonizzazioniinterne.com, non nasce con questo obiettivo, non nasce con l'obiettivo, ma nasce, come ho detto prima, con l'obiettivo di permettere al ricercatore di organizzare il materiale in maniera il più puntuale possibile. Poi naturalmente è tutto soggetto a perfezionamenti continui, eccetera, eccetera, anche con soluzioni che adesso magari non esistono o di cui non siamo a conoscenza. Però è evidente che questo tipo di sistema ci permette anche di entrare, nella comunicazione pubblica, di mettere a disposizione dell'Ateneo, del pubblico, tutta una serie di materiali che fino adesso, almeno questa è l'esperienza di Cagliari, sono rimasti chiusi nel cassetto. Primo tra questi, le tesi di laurea, per esempio. Chi si laurea con me, con questo progetto, e fa una tesi su questo tema, se la tesi è buona, la tesi si trasforma in una scheda di NetLine, o di Omeka NetLine, e viene pubblicata così, non la tesi, ma un sunto della tesi, che però fa riferimento come bibliografia al lavoro di tesi. Quindi in questo modo noi valorizziamo anche il lavoro degli studenti e inseriamo la didattica dentro, almeno questo è il tentativo, non sempre semplice, se uno poi non sa scrivere, insomma dipende. Ci sono casi, le tesi migliori hanno questo tipo
hanno la possibilità di avere questo tipo di esito. Quindi, insomma, io vi ringrazio per l'attenzione. Queste occasioni sono molto importanti perché questo è un vivaio, prima parlavo con i vostri docenti, è un vivaio unico in Italia di futuri professionisti di questo tipo di intersezione tra informatica e umanistica, che è splendido ed sarà molto utile per portare avanti questo tipo di progetti. Spesso c'è una difficoltà nel dialogo con i tecnici, con gli informatici, è molto complicato costruire una squadra di lavoro, insomma, dove c'è un'intesa veramente profonda, quindi è molto importante anche per eventuali suggerimenti o critiche, insomma, tutto ben accetto, perché tutto quello di cui ho parlato è assolutamente nuovo, quindi imperfetto e soggetto a desideroso di miglioramenti. Grazie. Ah, un'ultima cosa, scusate, potete, appunto, c'è l'indirizzo e poi abbiamo questi spazi. Vedete, l'indirizzo è sempre diverso perché a volte il link si poteva, cioè l'indirizzo, a volte c'è il punto, però insomma questi sono gli indirizzi dei tre social network dove siamo presenti. Credo di aver a questo punto davvero detto tutto. Bene, faccio subito io prima una domanda. Beh, intanto complimenti soprattutto per la chiarezza di pensiero nell'ultima slide, no? Del fatto di mettere insieme, di voler fare tanta roba, se riuscite anche solo un decimo di quello che è l'idea, è già tanta roba.